Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati nel primo appuntamento con World Cup Story. Una volta a settimana ripercorreremo la storia dei mondiali di calcio, competizione che il 21 novembre prossimo in Qatar vedrà prendere il via la sua 22esima edizione. Partiamo, come è logico, dalla prima edizione del 1930, quando all'estadio centenario di Montevideo andò in scena la prima finale di quello che sarà un romanzo infinito nella storia del calcio. Uruguay 1930, la meraviglia celeste. È risaputo che l'idea della nascita della Coppa del Mondo, per come la conosciamo ancora oggi, è da attribuire a Jules Rimet, francese tra i più importanti dirigenti sportivi di tutti i tempi, presidente della FIFA dal 1921 al 1954. La scintilla vera e propria per l'organizzazione di un mondiale di calcio si accende nella mente di Rimet, probabilmente nel 1924. Alle Olimpiadi di Parigi, il calcio è uno degli eventi principali grazie all'arrivo dei formidabili uruguaggi Andrade, Chea, Scaroni, il capitano Nasazzi, una squadra formidabile. Gli Orientales vincono la medaglia d'oro contro la Svizzera e si ripeteranno nel 1928 contro l'Argentina. I due successi olimpici, che peraltro in Uruguay vantano ancora come titoli mondiali per l'importanza che avevano nel periodo e per questo lo stemma della federazione a 4 stelle in bella vista, come se i titoli iridati fossero appunto 4, fanno capire a Rimet che è arrivato il momento di organizzare quella che lui stesso definisce una competizione aperta a tutte le federazioni associate. Quasi un'utopia, viste le difficoltà logistiche del periodo. Senza considerare che alle candidature di Ungheria, Spagna, Italia, Olanda e Svezia per ospitare la prima edizione della manifestazione, la FIFA preferisce quella dell'Uruguay. I maestri sudamericani si sono guadagnati il diritto di ospitare la prima Coppa del Mondo di calcio. C'è però il problema dell'Europa. La trasferta viene giudicata insostenibile per la necessaria traversata via mare di 6 settimane. Tutte le nazionali mitteleuropee, la Spagna e l'Italia, danno forfè, senza dimenticare le britanniche, sempre chiuse nel loro splendido isolamento e alle prese con problemi sulla definizione del professionismo, fattori che le avevano portate a chiamarsi fuori dalla FIFA nel 1926. Jules Rimet in persona si spende per strappare i permessi per i giocatori francesi. Si accordano la Romania, i cui giocatori sono garantiti dal Re Carol per 3 mesi di ferie pagate e la certezza di non perdere il posto di lavoro in patria. Ci sono anche Jugoslavia e Belgio. Stop. Tanto che Ivo Fiorentini, inviato del quotidiano sportivo Il Littoriale, antesignano del Corriere dello Sport, si ostina a chiamare nelle sue lettere da Montevideo, pubblicate in Italia, il torneo come campionato panamericano. Troppe le assenze illustri dal vecchio continente per non considerare il primo mondiale una questione tra sudamericane. E così fu, anche se con qualche sorpresa. Al 19esimo del primo tempo, il primo gol della storia dei mondiali, quasi in un omaggio a Jules Rimet, viene realizzato dal francese Lucien Laurent nella vittoria per 4-1 dei francesi contro il Messico. La formula del primo mondiale è abbastanza disordinata nella prima fase. Senza bisogno di qualificazioni, le 13 nazionali che hanno aderito alla fase finale vengono divise in 3 gironi da 3 squadre e uno da 4. Si gioca solo a Montevideo, capitale dell'Uruguay, che divide le partite in 3 stadi. Il Positos, il Parque Central e il nuovissimo Estadio Centenario, che sarà anche sede della finalissima. Nonostante la partenza sprint, la Francia non accede alla semifinale. Un gol di Luisito Monti, nome da ricordare assolutamente 4 anni dopo, segnatevelo, regala la vittoria agli argentini nello scontro diretto con l'albiceleste che travolge Cile e Messico nelle successive partite. L'Argentina può fare affidamento su un bomber formidabile, El Filtrador Guillermo Stabile, dell'Huracán. Sarà capocannoniere del mondiale, andrà poi a giocare in Italia, al Genoa e al Napoli. Nel secondo girone si consuma la prima grande sorpresa della storia dei mondiali. I funamboli brasiliani vengono battuti dai loro omologhi europei. La formazione brasiliana è praticamente tutta carioca. Nel gioco politico delle convocazioni, i giocatori di Rio de Janeiro dominano e lasciano le briciole ai paulisti, col solo attaccante Araken titolare. Pessima premessa, la Jugoslavia gioca un'intensità sconosciuta al compassato Brasile e la vittoria per 2-1 vale come una sentenza per la qualificazione alla semifinale, con l'innocua Bolivia poi battuta con un poker da entrambe le formazioni.
Terzo girone, la Romania, anche grazie a una doppietta di Stanciu, batte 3-1 il Perù, ma ci sono i padroni di casa dell'Uruguay. 80.000 tifosi salutano la prima vittoria con un gol di Castro, più sofferta del previsto, contro i peruviani. Poi il poker alla Romania non lascia spazio a dubbi. Si pensa che l'ultimo girone possa andare ad appannaggio del Belgio, che viene però travolto a sorpresa dagli Stati Uniti. Il calcio locale è poco più che amatoriale, ma la nazionale a stelle e strisce viene innervata da molti naturalizzati scozzesi. Tanto basta per vincere e regalare al Nord America un inaspettato posto tra le prime quattro. Le semifinali si giocano il 26 e il 27 luglio 1930, sempre all'Estadio Centenario, e finiscono curiosamente col medesimo punteggio, 6-1 per le favorite. Piove tutta la notte prima della sfida tra Argentina e Stati Uniti. Gli scoto-americani, che avevano puntato su una sorta di melina danubiana, pagano il campo pesante e l'albiceleste dilaga. Meno prevedibile la goleada uruguagia su una Jugoslavia che pure parte a razzo, segnando dopo 4 minuti con Sekulic. Dopo l'opaca prova contro i peruviani, l'Uruguay ha però aggiustato la formazione con Peregrino Anselmo inserito al posto del Perucho Perrone e ne mette 6 di fronte a uno stadio in delirio. Il 30 luglio 1930 la prima finale dei mondiali di calcio è la stessa delle Olimpiadi di 2 anni prima. Se in Europa il mondiale viene accolto tiepidamente, in Sud America la febbre per la partita è altissima. L'arbitro è un belga, John Langenus, che accettò la designazione soltanto 2 ore prima del fischio d'inizio della gara, dopo aver ricevuto le garanzie richieste, ovvero una polizza assicurativa sulla vita e la possibilità di salpare con una nave per l'Europa appena terminata la partita. Il problema è che appena messo piede nello stadio, Langenus si trovò momentaneamente confinato in cella di sicurezza con altri 13 sconosciuti che nel frattempo si erano spacciati per l'arbitro della partita. Ci vollero i documenti per risolvere tutto. Si litiga anche per il pallone da usare, né gli uruguaggi né gli argentini vogliono utilizzare quelli portati dagli avversari. Si decide salomonicamente di usarne uno per parte, quello degli argentini nel primo tempo e quello degli uruguaggi nel secondo. E quando stabile al 37esimo sigla il gol del 2-1 in favore dell'albiceleste, qualcuno grida al complotto. L'Uruguay è sotto a fine primo tempo e in tutto lo stadio soffiava vento d'angoscia, come scrisse memorabilmente un cronista locale. L'Uruguay può contare in squadra sul miglior giocatore del mondiale, detto la Meraviglia Nera. José Andrade, all'epoca il miglior dribblatore non solo del Sud America, ma probabilmente del mondo. È lui ad urlare ai compagni di squadra che sono campioni olimpici e gli uruguaggi contro gli argentini, davvero, non possono perdere. La scossa che serviva, gli 11 minuti che decidono il primo mondiale, sono quelli dal 12esimo al 23esimo del secondo tempo. Chea e Iriarte ribaltano il risultato e la scuola di Montevideo ottiene la sua definitiva consacrazione, con Castro che segna un minuto dalla fine il definitivo 4-2. Il capitano dell'Uruguay, José Nasazzi, autore di una prestazione difensiva mostruosa con tutta la squadra protesa in avanti per ribaltare la situazione, è il primo ad alzare la Coppa Rimé, la vittoria alata, un trofeo in oro realizzato dall'orafo francese Abel Lafleur, 30 cm di altezza per 1800 grammi di peso. Da quel momento e per i successivi 40 anni, il sogno più alto di ogni calciatore del mondo. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale. Nel prossimo appuntamento i mondiali arrivano per la prima volta in Europa, per la precisione, in Italia.